Buongiorno a tutti, ci siamo appena ricollegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi che sta riprendendo in diretta la Santa Messa che inizia in questo momento. Il sito internet della Basilica ha trasmesso in diretta le lodi dalle 6.30 fino a qualche minuto fa, ora trasmette in diretta la Santa Messa che viene ripresa sempre dal sito internet della Basilica e postata sulla sua pagina Facebook. Noi riprendiamo dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica di San Francesco d'Assisi la diretta alla Santa Messa e la condividiamo anche ai nostri amici di Facebook, perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alla Santa Messa e una buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, ancora una volta il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia. In questo modo ci chiama la conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Caran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra e se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra, perciò ti espanderai a occidente e ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò ovunque tu andrai, poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore in questo luogo, e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posto come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto:
se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io eretto come stele sarà una casa di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mio Dio, in te confido. Mio Dio, in te confido. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Mio Dio, io in te confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà e io gli darò risposta, dell'angoscia io sarò con lui. Mio Dio, in te confido. Fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse, coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse, andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. In quei giorni Giacobbe fece un sogno. Una scala appoggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Giacobbe disse,
Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Su questo sogno di Giacobbe sono state versate fiumi di inchiostro, sono state date diverse interpretazioni. C'è chi dice che è un po' il controaltare alla torre di Babele, il segno della comunione di Dio con il suo popolo e tante altre immagini, tanti altri commenti. Proviamo a considerare semplicemente l'elemento scala, cioè l'oggetto scala. Che cos'è una scala? Una scala è un semplice oggetto che dà la possibilità di unire due spazi o due realtà che altrimenti non potrebbero essere mai raggiunte. Pensiamo in una casa, una scala congiunge piani diversi che altrimenti non potrebbero essere raggiunti. Ebbene, se per Giacobbe tutto questo rimane un sogno, Matteo ci dice nel brano del Vangelo di oggi che questo sogno nella persona di Gesù diventa realtà. È lui la vera scala che congiunge l'umanità a Dio. Non solo la si può percorrere, ma la si può addirittura toccare, come ha fatto la donna di cui parla il Vangelo di oggi. Gesù scala, congiunge addirittura due realtà che sembrano incompatibili, la morte e la vita. La fanciulla non è morta, ma dorme, dice Gesù. La prese la mano e la fanciulla si alzò. Gesù scala, congiunge la realtà della malattia e della salute. Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. E Gesù le disse: coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. Gesù scala, congiunge davvero l'umanità a Dio e fa in modo che la si possa percorrere con facilità. L'unica cosa richiesta è avere la fede, la si può percorrere per arrivare a Dio. E allora quell'intuizione di Giacobbe, il quale diceva questa è la porta che conduce al cielo, beh, quella porta nella persona di Gesù Cristo è stata davvero aperta e la si può percorrere anche oggi. Chiediamo al Signore nella nostra preghiera di poterla percorrere con la stessa fede di questa anonima donna di cui parla il Vangelo e con la stessa fede di quel capo della sinagoga, il quale è convinto che basta salire questa scala di Gesù per poter riavere sua figlia anche se è morta. Il Padre che è nei cieli ci ha rivelato nel suo Figlio Gesù il suo sguardo di tenerezza e di compassione. Perciò possiamo pregarlo con fiducia dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Tu che nella tua onnipotenza ti curvi sulle nostre debolezze e infermità, orienta le decisioni pastorali della Chiesa
verso la condivisione delle sofferenze e delle speranze di tutti gli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che nell'evento del Signore Gesù Cristo ci hai donato il tuo regno, aiutaci a riconoscere i numerosi segni della tua presenza tra di noi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che ti riveli nella benedizione con cui accompagni la nostra vita, dona a tutti coloro che ti cercano nell'oscurità di incontrare la luce del tuo volto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che sei medico delle anime e dei corpi, aiuta a tutti coloro che sono accanto ai malati a vivere il loro ministero con amore e dedizione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che conosci il nostro nome e desideri incontrare personalmente ciascuno, dona a tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia di dimorare nell'intimità del tuo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, creatore della vita e Padre di misericordia, che per la fede di uno solo salvi l'umanità dal peccato e dalla morte, dona al tuo popolo di godere della comunione con te nel tuo Figlio Gesù, e per il mistero del tuo Santo Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli. Canto a pagina 94, le mani alzate.